Conferenza stampa all'aperto questa mattina davanti Palazzo Chigi per sindacati che annunciano battaglia sull'ex Silva. chiedono un immediato intervento del governo per salvare l'acciaieria in Italia. Mercoledì l'incontro con il ministro Fitto e il sottosegretario Mantovano. Si va verso la resa di conti nella maggioranza al comune di Taranto nel pomeriggio conferenza stampa del sindaco Melucci. Nel PD è scoppiata la protesta contro stellato, 5 stelle alla finestra. Marine di Puglia lo sviluppo a misura di destinazione, 4 focus in altrettante province pugliesi. Seconda tappa a Taranto nella Camera di Commercio. Ben ritrovati con suo appuntamento con uh, l'informazione Taranto e Provincia, una conferenza stampa all'aperto questa mattina davanti Palazzo Chigi per uh, i sindacati che annunciano battaglia sull'exilva e chiedono un immediato intervento del governo per salvare l'acciaieria in Italia. Mercoledì si terrà l'incontro con il ministro Raffaele Fitt e con il sottosegretario Mantovano. L'aeronautica militare ha celebrato la Madonna di Loreto, sua protettrice, nel Duomo di San Cataldo a Taranto, nel cuore della città vecchia. La SVAM, Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare, ha onorato la Vergine, alle cui braccia tutti gli aviatori siamo è... Malauguratamente succederà qualcosa, succederà la rivoluzione. C'è la vera rivoluzione da parte dei lavoratori per difendere gli impianti e per difendere l'occupazione. Forse non se ne rendono conto. Stanno scherzando col fuoco. Se succederà questo loro sanno benissimo che non saranno in grado di governare la protesta e l'indignazione di migliaia di lavoratori. Il 20 dicembre verremo qui e il governo ci deve dire qual è la proposta che hanno messo in piedi per salvaguardare 20.000 posti di lavoro, l'ambiente e la produzione di acciaio. Non possono continuare a prendere tempo. e l'appello dei sindacati per salvare l'ex Silva. È necessario che si assuma la propria responsabilità il governo. Ci sono le risorse del PNRR, ci sono delle risorse del Repower EU per fare la transizione. Dall'altro lato però Mittal deve mettere i propri soldi per garantire la produzione e la messa in manutenzione di tutti quanti gli impianti per la salute e la sicurezza. Oh, il giorno 20 si gettano le condizioni per il salvataggio di aceri di taglio altrimenti noi non assisteremo mano in mano alla chiusura e alla fine di questo grande stabilimento. Vi segnalo che abbiamo anche noi letto come grande senso di preoccupazione le dichiarazioni del principale utilizzatore di acciaio, Marcegaglia, le dichiarazioni del presidente di Confindustria Bonomi che dicono che non si può fermare l'ILVA. Il bilancio della gestione fallimentare dei mittalli è sotto gli occhi di tutti. Non c'è stato un anno senza l'utilizzo della Cigo con un livello produttivo minimo. Ogni giorno c'è un incidente dentro gli impianti, denunciano. L'azienda deve intervenire a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e non chiedere solo il conto. Lo Stato deve requisire gli impianti a dare per inadempienza e restituire un indirizzo che con questa governance non ci sarà mai. Noi abbiamo bisogno che a Taranto lavoro e dignità. Non siamo un'utopia. Abbiamo visto che il fatto della fermata di AFO 2 annunciata, smentita, poi fatta, dovrebbe ripartire l'11, crea una grandissima confusione, ma soprattutto danneggia gli impianti. Questo non vuol dire rilanciare, non vuol dire fare investimenti. Si pensava di andare verso la resa dei conti nella maggioranza al comune di Taranto ed intanto sono state rinviate le due conferenze stampa in programma questo pomeriggio nella città Bimare. Una situazione politica dunque che ancora non trova la quadra. Leo Spalluto. Doveva essere il lunedì della resa dei conti al comune di Taranto e divenuto il lunedì dei rinvii. Prima è arrivato il posticipo a data da destinarsi della conferenza inizialmente prevista dei 5 Stelle, in cui avrebbe dovuto parlare il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del movimento. L'annuncio di una successiva conferenza stampa del sindaco ha bloccato gli intenti dei pentastellati, che apparivano intenzionati a criticare duramente il nuovo assetto di maggioranza con il passaggio di Melucci a Italia Viva. Poi è arrivato anche il rinvio del primo cittadino, anche la sua conferenza stampa prevista per il primo pomeriggio di lunedì 11 è stata rinviata con identica formula data da destinarsi. Contestualmente annuncio un comunicato lapidario, il primo cittadino comunica che da oggi parte una verifica approfondita di maggioranza. Il risultato decisivo per lo stop alle comunicazioni ufficiali, la riunione di maggioranza che si è svolta nell'arco della mattinata a Palazzo di Città, non sarebbero mancati momenti di polemica durissime e di toni forti, alla fine ha prevalso l'intento di cercare di trovare un modo di stare insieme per una maggioranza ormai allargata che comprende Italia Viva, PD 5 Stelle con Verdi e Civici, con una sintesi che non sarà facile da trovare, soprattutto dopo l'assedio politico scoppiato nei confronti del presidente regionale di Italia Viva Massimiliano Stellato e del passaggio di Melucci con Renzi. Più di mezzo PD Ionico ha aperto un tiro al bersaglio contro l'intesa Stellato-Melucci, ma ora si riparte dalle consultazioni all'interno dei singoli partiti e dell'intera maggioranza per approdare forse a un nuovo rimpasto. L'aeronautica militare ha celebrato a Taranto nel Duomo di San Cataldo la Madonna di Loreto, protettrice di tutti gli aviatori. Prima cerimonia per il colonnello Alessandro del Buono da pochi mesi al comando della SVAM di Taranto. L'aeronautica militare ha celebrato la Madonna di Loreto, sua protettrice. Nel Duomo di San Cataldo a Taranto, nel cuore della città vecchia, la SVAM, scuola volontari dell'aeronautica militare, ha onorato la Vergine, alle cui braccia tutti gli aviatori si affidano. Festeggiamo la patrona dell'aeronautica militare, ma non solo è la patrona di tutti eh, gli, aviato gli aviatori, gli aeronauti, quindi eh, senza alcuna distinzione di divisa, di grado, gente che eh, è unita da un'unica passione che è la passione del, voto, del volo. Oggi rinnoviamo quei sentimenti, quella devozione verso la nostra Santa Beata eh, Vergine Lauretana, e che sono alla base questi sentimenti di devozione per, quelle, per quella solidarietà, quella eh, fratellanza. Che sono degli aspetti dei caratteri comuni di ogni militare, di ogni appartenente alle forze armate e della, dell'aeronautica militare. Il rinnovo di una devozione di tutti quei valori che accompagnano l'uniforme. Durante la cerimonia religiosa officiata da Sua Eccellenza Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, il colonnello Alessandro Del Buono rivolge ai giovani che aspirano alla carriera militare il suo messaggio. È tuttora aperto un bando eh, di concorso per l'arruolamento di 1.050 volontari, afferma prefidato stata iniziale per l'anno prossimo, 1050 volontari che verranno incorporati e arruolati proprio qui a Taranto, alla scuola volontari, è un'opportunità per, per questi giovani per entrare a far parte della nostra famiglia. Marine di Puglia, lo sviluppo a misura di destinazione, quattro focus in altrettante province pugliesi, la seconda tappa oggi a Taranto nella Camera di Commercio. Rafforzare e qualificare le iniziative di promozione e sviluppo locale dell'offerta turistica integrata, coordinata e sostenibile, garantire una migliore esperienza di turismo e costruire una cultura turistica della destinazione, anche in termini di impatto con la comunità locale. Tutto questo è al centro di sviluppo a misura di destinazione, il titolo del focus di coprogettazione per le imprese e la governance turistica per l'organizzazione dell'offerta e della destinazione marine di Puglia, si svolge nella Camera di Commercio di Taranto. I dati sono molto molto incoraggianti dovremmo lavorare un po' in più sulle infrastrutture, però ritengo che siano abbastanza soddisfacenti considerate anche il momento storico da cui uscivamo negli ultimi anni. Nella sede della Camera di Commercio è il secondo dei quattro workshop sulla destinazione marina di Puglia nell'ambito dei fondi di perequazione 2021-2022, in coerenza con le linee programmatiche sul turismo dei fondi 2019-2020, il frutto della collaborazione tra Union Camere Puglia e le cinque Camere di Commercio pugliesi con il supporto tecnico di ISNART. È un'occasione importantissima per tutto il territorio. Per entrare nel merito di tutti gli argomenti che riguardano il turismo, a partire da una visione generale della Regione Puglia fino a quella particolare del territorio ionico. Negli incontri, dunque, che si svolgono in quattro province pugliesi, si punta a consolidare e a valorizzare l'attrattività dei territori attraverso lo strumento delle destinazioni turistiche e degli attrattori culturali. L'Automobile Club di Taranto promuove un progetto rivolto ai giovani per insegnare un corretto stile di guida mostrando le possibili conseguenze degli incidenti più gravi. Il compito affidato ad un gruppo di stuntman. Incidenti stradali simulati da un gruppo di stuntman per mostrare ai ragazzi delle scuole l'importanza del casco e delle cinture di sicurezza e di un corretto stile di guida. È l'iniziativa di prevenzione realizzata dall'Automobile Club di Taranto con il supporto dello stuntman Didi Bizzarro e del suo team. Dessenatari sono gli studenti di alcune scuole medie e superiori del territorio come Salvemini e Maria Pia, che raggiungeranno la tenso struttura del Big Show Roller Car, allestito nel parcheggio vicino allo stadio Iacovone, per assistere alle dimostrazioni con l'obiettivo di una. Mobilità responsabile. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della città, Nato Giuseppe Lessa, assieme a rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e componenti del team Bizzarro. Che noi facciamo sicurezza stradale da oltre 40 anni a Risapono Quest'anno volevo fare una maniera particolare. Non basta dire e parlare questa volta vogliamo far vedere ai ragazzi di Taranto delle scuole medie e dei superiori cosa accade in un incidente se non si porta la cintura cosa accade se non si porta il casco cosa accade per la strada se non si seguono quelli che sono quei principi fondamentali del codice della strada siamo convinti che vedendolo dal vivo per capire cosa succederebbe loro se non seguono quelli che sono i principi del codice della strada dato la nostra esperienza nel mondo del, del cinema Andiamo a ricreare incidenti, si sviluppa con tutta la meccanica dei soccorsi, quindi pompieri, ambulanza, in modo da far assistere ai ragazzi più giovani proprio a tutte le dinamiche dell'incidente vero e proprio e anche dei soccorsi. Liziano ricorda Marco Ferrari, il 22enne vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre tra balli e canti popolari. Tanta commozione e calore da tutta la cittadinanza, poi l'appello della madre. Donate gli organi perché è un gesto bellissimo. Marco mi accompagnava sempre con questa strofa e andavamo in giro per il paese a cantarla. Amava la pizzica e amava il prossimo. Per Marco Ferrari, scomparso lo scorso ottobre a soli 22 anni per un incidente stradale, Lizzano canta e danza per riviverlo attraverso le sue passioni. Marco aveva questa, questo potere, questo potere di attirare la gente. E sono in centinaia i lizzanesi accorsi nel piazzale antistante alla chiesa di San Pasquale Bailon, di cui Marco faceva parte attivamente come musicista e come volontario. Un ragazzo speciale. E come pochi. Unico. Solare sorridente. E tra i volti commossi si celano quelli dei genitori di Marco, avvolti dallo straordinario calore che il paese gli ha restituito. Lui adesso si starà divertendo qui. Infatti questa sera le mie lacrime sono solo di gioia. Che era un ragazzo festoso e gioioso e questa serata rispecchia proprio il ragazzo che lui era. Per gli grazie in una maniera che lui amava, con la musica, con la pizzica, con la gastronomia di cui era Veramente un golosone. Abbiamo donato i suoi organi proprio come lui desiderava, ha raccontato la madre di Marco, un rene in particolare che a sole due ore dall'espianto aveva già trovato un ricevente. Per questo la donna lancia un appello. E a me piacerebbe riconoscere riconos queste persone, giusto per un abbraccio, non so se sarà possibile o se qualcuno mi potrà aiutare in questo. Donate, credo che sia un gesto bellissimo. Ci occupiamo ora di una bella mostra. Ah. Oh, okay. eee, un Periodo prenatalizio all'insegna dell'arte e della cultura nella borgata di Talzano. È stata inaugurata nella sede dell'associazione Talzanello la mostra del maestro Cosimo Lezza. Nei suoi quadri a olio si ritrovano scorci, antichi edifici e masserie di Talzano. A tagliare il nastro insieme all'autore è stato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, ispiratore dell'associazione Talzanello, promotrice di iniziative di carattere sociale e culturale. Il sodalizio nato pochi mesi fa è presieduto da Gino Damasi. Nei suoi quadri Cosimo Lezza Restituisce antichi edifici e paesaggi urbani ormai scomparsi. Un modo, ha sottolineato l'autore, per conservare la memoria e la bellezza del territorio di Terzano. La mostra che ha ingresso libero chiuderà i battenti questa sera. Bravo. Ed è tutto il TG dedicato a Taranto e Provincia. Termina qui, ci fermiamo per qualche istante. A tra poco. Presentati dal Questore di Brindisi Annino Gargano, il nuovo vicequestore vicario, il capo della squadra mobile e il nuovo dirigente del commissariato di Ostuni. Ultimatum del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a Enel. Se non presenteranno entro fine mese un piano soddisfacente per la città sulla decarbonizzazione, chiederemo al governo l'immediata dismissione della centrale Federico II. A Brindisi protesta dei lavoratori precari della raccolta a rifiuti con un presidio sotto palazzo di città. Bentrovati nuovamente in diretta. Sono stati presentati questa mattina dal Questore di Brindisi Anino Gargano il nuovo vicequestore vicario, il capo della squadra mobile e il nuovo dirigente del commissariato di Ostuni. Questo territorio, questa gente, l'ordine e la sicurezza pubblica e il suo mantenimento. Postulano necessariamente un impegno importante che si può affrontare bene proprio per andare incontro alle esigenze del cittadino con eh, colleghi di comprovata esperienza e capacità professionali oltre che persone di assoluto livello eh, umano oltre che professionale. Il questore di Brindisi, Annino Gargano, ha presentato il nuovo team di dirigenti che si vanno a inserire in alcuni degli uffici chiave della polizia. Il nuovo vicequestore vicario, Eugenio Ferraro, ha una lunga esperienza nella sicurezza di grandi eventi e avrà un compito specifico nell'organizzazione del prossimo G7. Ma io sono qui per dare il mio contributo alla questura, al signor questore, e il principio fondamentale che voglio ribadire è quello del gioco di squadra. Quindi sono esclusivamente un, un contributo, Beh, ho veramente l'onore comunque di far parte di questo team che credo che, anzi sono sicuro, conseguirà dei risultati importantissimi all'interesse di tutta la collettività. A capo della mobile, al posto di Rita Sverdigliozzi, che ha diretto l'ufficio per quattro anni, arriva Giorgio Grasso, già capo della mobile a Bergamo e a Vibo Valencia e che da settembre dirigeva il commissariato di Ostuni. Io sicuramente metterò massimo impegno, massima determinazione e motivazione nello svolgimento di questo incarico, ovviamente con la consapevolezza che eh, grandi risultati si potranno raggiungere solo ed esclusivamente laddove si riuscirà a costituire un gruppo di lavoro unito, coeso e gomito. A gomito, tutti quanti insieme potremo sicuramente toglierci delle grosse soddisfazioni. Per dirigere il commissariato di Ostuni è stato scelto un funzionario di grande esperienza proveniente dalla questura di Bari, Michele Marinelli. L'esperienza di commissariato ce l'ho già. Vengo da un commissariato dove non è una un'ose di pace e bitonto. Per oltre vent'anni ha caratterizzato la mia esperienza professionale e sarà possibile affrontare ogni tipo di, di problema in quale di Ostuni, città che non devo scoprire io, città che insomma. Conosciute in tutto il mondo. E c'è un ultimatum del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna A Enel. Se non presenteranno entro fine mese un piano soddisfacente per la città sulla decarbonizzazione, chiederemo al governo l'immediata dismissione della centrale Federico II, dice. Io spero che questo non arrivi mai, questo momento, però è chiaro che Enel è stata una grande parte della realtà economica di questa provincia. Ma se le condizioni rimangono queste, obiettivamente non potremo fare altro che chiedere al governo di chiudere le, la centrale, che è in via di dismissione, di ehm, smontarla e di bonificare i terreni per essere restituiti alla comunità brindisina. Se non è un vero e proprio ultimatum, poco ci manca. Il dialogo rischia di diventare scontro. Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna non ha intenzione di fare passi indietro. Enel deve presentare un piano concreto e soddisfacente per la città in vista del processo di decarbonizzazione, altrimenti si chiederà al governo di adottare la linea dura, durissima. Non è un dialogo, diciamo così, al momento produttivo, nel senso che noi ci aspettiamo per avviare un dialogo un'ipotesi, un'idea di eh, reindustrializzazione che possa essere incentrata sullo sviluppo delle rinnovabili o che possa anche andare oltre quello che è il core business, cioè l'energia di Enel. In altre parole, Enel sappiamo è il leader mondiale nell'energia, ma se non c'è bisogno di altri stabilimenti in Italia in questo campo può pensare anche di investire in altri settori completamente diversi e nel questa ipotesi di piano industriale da condividere è il nostro massimo desiderata, ma entro tempi ragionevoli, perché oltre quelli che possono essere definiti, tempi ragionevoli, diciamo, superare la fine di questo anno nei primi mesi del prossimo anno dobbiamo avere delle idee chiare perché diversamente la situazione ci sfugge di mano. Incontro con gli studenti al Teatro Italia di Francavilla Fontana, tra il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, il giornalista Antonio Nicasa, autori del libro Antimafia Non chiamateli Eroi. È ovvio che eh, sai che potresti rischiare. La lotta alla mafia spiegata ai ragazzi e alle ragazze. E questa è la sfida intrapresa dal procuratore Nicola Gratteri e dal giornalista Antonio Nicaso, che da anni per anni raccontano il loro lavoro e la loro esperienza. Spiegano bene la differenza tra giusto e sbagliato e lo fanno con intelligenza, senza cadere nella banalità, mettendo a fuoco il pubblico che hanno di fronte. Al Teatro Italia di Francavilla Fontana, in un appuntamento unico organizzato dal primo comprensivo in collaborazione con il Libro Possibile, il procuratore e il giornalista sono dall'altra parte, quella di chi risponde. Risponde alle domande di studenti e studentesse mai così attenti, mai così curiosi. Quando avete iniziato a scrivere libri, immaginavate, perché da giornalista devo raccontare quello che vedo, che avreste scritto libri per ragazzi. No, eh, noi abbiamo iniziato col primo libro Fratelli di Sangue pensando di raccontare la storia dell'andrangheta, i codici, i riti. E poi col tempo abbiamo visto, perché da più di 30 anni ormai andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi, a spiegare la non convenienza a delinquere e poi col tempo abbiamo pensato... In base alle loro domande, quali erano le loro curiosità, cosa volevano sapere, e vediamo sempre un crescendo di attenzione e di entusiasmo. Bisogna cambiare la cifra di scrittura, bisogna ragionare più per immagini che per parole. È stata una grande sfida per noi: avevamo come obiettivo solo quello di colmare il gap conoscitivo dell'andrangheta rispetto ad altre organizzazioni criminali. Invece, questa sfida di scrivere libri, io prima. Uh, ancora avevo scritto l'Italia spiegata ai ragazzi e la mafia spiegata ai ragazzi ma poi con uh, Nicola Gratteri ho scritto uh, non chiamate l'eroe la Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l'hanno scritta ed è stata veramente un'esperienza straordinaria non chiamate gli eroi già ma come si fa? E da Brindisi protesta dei lavoratori precari della raccolta di rifiuti con un presidio sotto palazzo di città. Chiedono risposte e l'attuazione dell'accordo sindacale i sette precari del servizio raccolta rifiuti di Brindisi, che nel passaggio di appalto tra la ditta uscente e quella subentrante Teorema erano previsti in caso di necessità di essere chiamati e accorpati per il servizio di raccolta rifiuti a Brindisi. Il sindacato Cobas si è ritrovato all'esterno di Palazzo di Città per incontrare il primo cittadino e far presente la necessità di attuare questo accordo sindacale a tutela della ma anche per un migliore servizio in città con tutte le difficoltà dovute al passaggio di consegna con la nuova ditta e alla necessità di avere una città sempre maggiormente pulita, un servizio migliore. Da qui la richiesta di attuare questo accordo che tuteli anche sette posti di lavoro. Il sindacato Cobas unisce due aspetti, uno l'accordo realizzato con la ditta Teorema al passaggio, cioè al subentro nell'attività della raccolta, l'altra è che la stessa attività di raccolta non è nelle migliori condizioni, quindi noi udiamo i due aspetti, da una parte la raccolta deficitaria, dall'altra l'impegno, quindi noi chiediamo l'ingresso di questi giovani precari che hanno anche, tra l'altro, bisogno di lavorare. Quanti sono, di che numeri stiamo parlando? I giovani precari dell'accordo sono sette, magari ce ne stanno anche altri che hanno lavorato, ma nell'accordo ci sono questi sette ragazzi. E noi stiamo qui a reclamare una, una giusta causa, noi abbiamo un accordo con la, con la Teorema, tutti i sigli sindacali e questi devono essere rispettati. E stiamo qui per, per risolvere la questione e grazie ai COBAS sarà risolta, Penso che sia risolto. A Francavilla Fontana la sezione dell'Associazione Arma Aeronautica ha festeggiato la Madonna di Loreto, la protettrice degli aeronauti. Una cerimonia liturgica per festeggiare la Madonna di Loreto, protettrice di tutti gli aeronauti. Presso la Basilica Pontificia Minori di Francavilla Fontana la sezione dell'Associazione Arma Aeronautica ha curato il significativo evento celebrato dal Vescovo della Diocesi di Oria, Monsignor Vincenzo Bisanello. Presente la sezione di Oria, il sindaco Antonello De Nuzzo, il comandante del Grasso di Spadone, tenente colonnello Vincenzo Fornaro ed altre autorità militari e civili. Un gruppo di piloti della prima guerra mondiale chiesero a, eh, al Papa dell'epoca, Benedetto XV, di elevare la Madonna di Loreto a protettrice di tutti gli aeronauti di, e quindi anche del, dell'aeronautica militare. L'aeronautica quest'anno festeggia appunto 100 anni della sua costituzione in qualità di Forza Armata Autonoma, staccandosi dal, eh, dal, dall'esercito. Una ricorrenza quella della Madonna di Loreto che coincide con il centenario dell'aeronautica militare. Quest'anno eh, la Madonna di Loreto come patrona dell'aeronautica, quindi dell'Arma Azzurra, festeggia i 103 anni perché chiaramente fu istituita come, come festività da Benedetto XV nel 1920. Quest'anno la manifestazione è legata senz'altro ai 100 anni dell'aeronautica e quindi terminiamo in bellezza questo, questo bellissimo centenario. In questa splendida basilica e siamo tutti onorati e felici di. Sentire la nostra patrona sempre vicina, sempre vicina all'Arma Azzurra, agli uomini e alle donne dell'Arma Azzurra, ai nostri caduti in patria e fuori e alle nostre famiglie. A Brindisi è stata presentata la nuova offerta formativa sulla cultura e lo spettacolo per il comprensivo Bozzano Centro. Una nuova offerta formativa per l'Istituto Scolastico Marzabotto Virgilio del comprensivo Bozzano Centro di Brindisi che investe sulla tecnologia e sulla cultura e lo spettacolo dall'anno scolastico 2024-2025 in un rapporto di cooperazione con gli altri istituti scolastici superiori che già hanno attivo questo servizio dedicato allo spettacolo e alla cultura, in particolare alle immagini audio-video e a una formazione sempre più attenta dei giovani che già utilizzano i social ma che hanno bisogno sicuramente di formazione anche in questo campo. Una nuova curvatura che abbiamo appunto chiamato STEAM, ponendo un particolare accento sulla, uh, della, di questo acronimo, Asta uh, per Arte, Performing Arts, uh, e quindi tutte quelle arti del mondo digitale, della, dello spettacolo, dei servizi culturali, della comunicazione e dei new media. E quindi parliamo di videomaking, spiegheraggio, DJ set, uh, fotografia digitale, tutto quello che può servire appunto in questo mondo sempre più tecnologicamente avanzato e saremo il primo istituto comprensivo che ha un indirizzo di questo genere. e Per fare questo ovviamente noi abbiamo la necessità di essere supportati dalle scuole del territorio che abbiano nella propria offerta formativa indirizzi di questo genere. Ecco perché eh, facciamo un protocollo d'intesa con il Polo Messapia all'interno del quale esiste proprio questo indirizzo per i servizi culturali dello spettacolo, ma ehm, il fine è anche quello di far comprendere ai ragazzi che che cosa si potrebbe fare in un mondo, eh, quello dei servizi culturali, che è, eh, dello spettacolo, che è in ampia evoluzione. Distribuiti dall'Associazione Antea Sabrindisi, pacchi dono per le famiglie bisognose. L'associazione di volontariato Anteas del sindacato CISL pronta a brindisi a dare il suo contributo di solidarietà in vista delle festività di Natale è partita infatti la consegna dei pacchi alle famiglie bisognose non solo generi di prima necessità ma anche alcuni giocattoli per i più piccoli e il semplice panettone o pandoro che possa far vivere anche a chi sta vivendo un momento non facile dal punto di vista economico il clima adatto per le festività natali Eravamo partiti eh, in teoria a fare 20 pacchi e poi siamo arrivati a 32 proprio perché le esigenze sono tante. Per la verità, erano di più di 32, però onestamente non ce la facciamo. però voglio dire, 32 pacchi non sono pochi, anche perché i nostri pacchi non sono semplicemente come dire farina e zucchine, voglio dire, sono dei pacchi anche di una certa consistenza perché è giusto. Che nel periodo di Natale la gente che ha bisogno e che soffre e magari soffre anche la solitudine abbia eh, anche il panettone o il Pandoro eh, oltre a tutto il resto, per i bambini, oltre ai pacchi. Abbiamo pensato di prendere delle bambole o degli altri giochi. Se vengono i bambini qua, gli diamo anche quello perché è giusto. Il Natale è soprattutto per i bambini: è dedicato ai bambini e quindi dobbiamo pensare a loro. E noi all'inizio giravamo per le parrocchie per chiedere dei nominativi, oggi invece la gente viene da noi perché ormai ci conosce e sa che risolviamo. Ripeto, nel nostro piccolo una serie di problemi e quindi vengono, eh, e vengono in tanti. Quindi voglio dire sì, effettivamente siamo diventati un punto di riferimento. Termina qui il TG dedicato a Brindisi e Provincia. Ci fermiamo per qualche istante tra poco. Torna in aula il processo a carico dell'ex onorevole d'assessore regionale Salvatore Ruggeri, nominato perito per trascrizione intercettazioni. Il magistrato sottoscorta Francesca Mariano presenta il suo libro all'interno di un bene confiscato alla mafia. A Gallipoli il Natale si presenta d'oro con un incremento dei fatturati del 10%, parola dei commercianti. Ben ritrovati nuovamente in diretta, torna in aula il processo Re Artù. Torna in aula il processo sull'inchiesta Re Artù che ha portato nel luglio dello scorso anno ad un terremoto giudiziario nel panorama politico e nella sanità. Tra i 14 imputati compare l'ex senatore ed ex assessore regionale Salvatore Ruggeri che come gli altri imputati non era presente in aula e difeso dagli avvocati Giuseppe Fornari e Salvatore Corrado. Davanti ai giudici della seconda sezione collegiale Presidente Valeria Fedele, Allatere Luca Scuzzarella e Natascia Mazzone Presso il tribunale di Viale De Pietro è stato conferito un incarico ad un consulente tecnico per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Gli imputati rispondono a vari titoli di diversa misura dell'ipotesi di reato di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico. Va detto inoltre che nel marzo scorso il Gup Sergio Tosi, al termine dell'udienza preliminare, ha rinviato a giudizio 14 imputati tra cui lo stesso Ruggeri che è stato però prosciutto Dall'accusa di abuso d'ufficio e falso riguardo il ripristino del Lido Atlantis di Otranto. Le investigazioni sono state svolte dai finanziari della compagnia di Otranto e sono confluite nel Blitz Re Artù del 7 luglio 2022, culminato appunto in 11 misure cautelari. Le indagini coordinate dal PM Alessandro Frontera avrebbero mostrato il potere di Ruggeri di infiltrarsi nei consorsi di bonifica. Nell'inchiesta si parla poi di posti di lavoro per i suoi protetti in cambio di pesce di qualità e champagne. Nelle carte dell'inchiesta emerge inoltre un presunto patto a luci rosse con una 37enne che ambiva a migliorare la propria posizione lavorativa. Il magistrato Francesca Mariano presenta il suo libro In un bene confiscato alla mafia. Si è tenuta presso la sala dell'Associazione Levera a Noa, proprio in un edificio confiscato alla mafia, la presentazione del libro La Scialletta Rossa della magistrata Maria Francesca Mariano, moderata dalla presidente dell'Associazione Roberta Viva. Il magistrato Mariano, costretto a vivere sotto scorta, alla nostra domanda se crede ancora che la mafia possa essere sconfitta, risponde così. Io non credo nelle sconfitte e nelle vittorie. Io credo nel lavoro costante, paziente, continuo, responsabile, professionale, eh, con coerenza e coraggio. All'incontro ha partecipato anche il prete antimafia Don Antonio Coluccia, fondatore dell'Opera San Giustino, entrambi presenti con la scorta per le minacce ricevute nel corso degli scorsi mesi da parte proprio della criminalità organizzata. Il crimine affascina le nuove generazioni perché molto spesso sono vuote anche di valori e perché c'è un'altra difficoltà. E la responsabilità anche della comunità degli adulti che purtroppo viene meno a questo esserci nell'accompagnare anche questi ragazzi in questo, in questo percorso. Cittadinanza attiva e partecipazione sociale sono credo gli anticorpi e gli antivirus. Vivere la comunità, vivere per la comunità e quindi anche l'impegno sociale. Questo soprattutto aiuta anche i ragazzi a scoprire il più grande dono che la vita è per se stessi. Viviamo in un tempo in cui le sostanze stupefacenti purtroppo vedono il largo uso. Di queste sostanze nei confronti anche dei ragazzi, soprattutto anche minori. E dovremmo dire a questi ragazzi che la vita è stupefacente, non la sostanza. Le feste natalizie, come da tradizione, portano con sé pranzi, cenoni aperitivi, colazioni in compagnia. Alla fine si fanno poi i conti con la bilancia. E allora il collega Pierandrea Fanigliulo ha chiesto consiglio al nutrizionista. Le feste natalizie, come da tradizione, portano con sé pranzi, cenoni, aperitivi e colazioni in compagnia, ma alla fine si dovranno fare i conti con la bilancia. Ecco perché abbiamo chiesto consiglio al nutrizionista. Con il dottor Marco Ponzo, nutrizionista, quali consigli da dare sotto Natale per le feste di Natale per non ritrovare poi brutte sorprese sulla bilancia? Eh, il primo consiglio che mi viene da dare è innanzitutto mentale. Eh, il detto che dice eh, non si ingrassa da Natale a Capodanno ma da Capodanno a Natale è vero. Chiaramente per chi fa attività fisica in questo periodo è importante eh, continuare a farla eh, e per loro cambierà ben poco. Eh, diverso è per chi conduce una vita un po' più sedentaria dove è importante avere buon senso, eh, evitare abbuffate e cercare di muoversi un po' di più. Per quanto concerne l'alcol, ovviamente, oltre a ribadire i soliti consigli, c'è anche un mito da sfatare e da tenere ben presente al termine dei pasti. A livello alcolico va fatta attenzione sia per quanto riguarda i dolci sia per quanto riguarda l'alcol. Chiaramente per quanto riguarda l'alcol eh, bisogna considerare che è un alimento eh, che ha delle calorie all'interno, però è anche considerato vuoto, quindi non apporta nessun nutriente. Eh, e quindi bisogna fare attenzione anche sul falso mito della, della digestione che può far digerire meglio perché in realtà non fa digerire meglio, anzi peggiora la digestione. E a Gallipoli il Natale si presenta d'oro con un incremento dei fatturati del 10%, parola dei commercianti. Potrebbe essere un Natale d'oro quello ormai alle porte, questo perlomeno secondo le impressioni dei commercianti di Gallipoli, che riscontrano ad oggi un incremento negli acquisti di oltre il 10%. Rispetto allo scorso anno il trend è positivo, abbiamo un più 10% già in queste prime, prime battute natalizie. Eh, speriamo che appunto continui eh, con una crescita fino alla vigilia di Natale, che è. È la parte non più importante per quanto riguarda appunto, gli acquisti natalizi. Buste piene, strade addobbate, un clima armonico e di festa, insomma, caratterizza una Gallipoli che potrebbe essere regina anche a dicembre e non solo ad agosto. E siamo molto fiduciosi, siamo contenti della, della scelta appunto, dei, degli articoli che abbiamo selezionato quest'anno per la nostra clientela c'è. Movimento già è anticipato quest'anno rispetto agli altri anni e quindi va bene così, va bene così. Si è svolto nell'Istituto Tecnico Salvemini di Alessano in provincia di Lecce un incontro sulle opportunità e le competenze richieste nel settore dell'automotive. Si è tenuto presso l'Istituto Tecnico Salvemini di Alessano in provincia di Lecce un incontro sulle opportunità e le competenze richieste nel settore automotive. All'incontro erano presenti tra gli altri il presidente ACI, l'ingegnere Angelo Sticchi Damiani, e il service manager AutoSat Lecce, il dottor Germano Massaro. Io me lo auguro che abbiano questa passione e me lo auguro che loro possano scrivere delle pelle pagine dell'automotive. Ehm... Il problema è, è come dicevo prima, eh, il green come? Perché il green è una bella parola che però ha tanti modi per essere declinato. Una cosa è certa, da sempre nel mondo le ideologie hanno creato soltanto dei problemi e purtroppo mh, negli anni passati. Le ideologie hanno un po' guidato la mano del legislatore europeo. Dottor Massaro, un appuntamento per parlare di automotive con i ragazzi? Sì, un appuntamento importante per parlare con i ragazzi attraverso un ragazzo, eh, che è Eliseo Donna. Quindi per noi era importante appunto far condividere l'esperienza, i risultati, anche e soprattutto i sacrifici di Eliseo davanti ad una platea molto particolare, ossia appunto dei suoi coetani. Dirigente, ancora una volta l'Istituto Salvemini in prima linea per dare degli spunti importanti ai propri ragazzi. Sì, penso che sia un compito istituzionale importante quello di creare eh, motivazione e, quindi, occasioni di interesse, di curiosità. La curiosità è la molla della conoscenza e sta a noi mettere a disposizione dei nostri giovani alunni dei testimoni di persone forti. A San Cesario di Lecce un seminario sulle nuove sfide della vitivinicoltura a beneficio di tutta la filiera produttiva di settore. L'importanza del comparto agricolo del settore vitivinicolo, che sicuramente rappresenta uno dei punti di eccellenza di maggior crescita in questi anni, che oggi ha, come giustamente riponete anche in questo momento di confronto, la necessità di essere regolato, organizzato e anche programmato. Si è tenuto presso le Distillerie De di Giorgia a San Cesario di Lecce un seminario sulle nuove sfide della vitivinicoltura. Un appuntamento che ha avuto lo scopo di arrivare ad una visione omogenea e sinergica delle questioni da affrontare nell'attualità e in prospettiva per ottimizzare e migliorare l'intero comparto di un territorio che è, come ha sottolineato il ministro Fitto in collegamento da Roma, in costante crescita. Sindaco, un appuntamento importantissimo qui a San Cesario: le nuove sfide della vitivinicoltura. Sì, un evento importante. Eh, che da, mi dà una grande soddisfazione sia da professionista che eh, da sindaco. Da professionista perché eh, con questo evento portiamo all'attenzione un argomento di interesse eh, per operatori del diritto, professionisti. E agronomi, tant'è vero che l'evento stesso è stato accreditato presso l'organo professionale competente. Questo convegno di importantissimo valore scientifico si tiene oggi in Distilleria, che è una location che presenta una storia territoriale legata alla vitivinicoltura importantissima. La tradizione eh, delle distillerie ci parlano di ehm, una best practice nel processo di patrimonializzazione, di un bene privato che diventa pubblico, di un bene la cui storia produttiva diventa storia di produzione culturale. Ed è tutto il Tg dedicato all'Ecce Provincia. Termina qui, grazie per averci scelto, per averci seguito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni, per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.